Devo ancora capire come mostrarvi questa libreria. Ammetto che non siamo esattamente comodissimi, ma questa è la struttura della mia camera, quindi dovrò trovare un modo. Ciao a tutti, io sono Giulia e vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi finalmente farò il mio bookshelf tour. C'è sempre tantissima curiosità di scoprire quali sono i titoli che compongono la libreria di una persona, perché le librerie dicono tanto dei loro padroni e anche io devo dire sono sempre molto curiosa di scoprire che cosa c'è nelle librerie degli altri. In questo bookshelf tour non mi soffermerò sulle trame specifiche dei libri, farò qualche commento qua e là, ma ci tengo più che altro a mostrarvi tutto quello che c'è. Per quanto riguarda il criterio di riordino e di organizzazione, non ce n'è uno specifico o troppo fiscale. In questa stanza ci sono 4 librerie e la maggior parte sono organizzate per CE, ma altre sono anche più estetiche, cioè ci tengo che i libri messi l'uno vicino all'altro siano in armonia, anche se poi quella libreria che è alle vostre spalle è in realtà è un po' random, ci sono libri messi un po' a caso che sono gli ultimi che ho comprato, che mi sono arrivati, che ho recuperato, insomma. Tra poco mi dovrò trasferire, quindi abbandonerò questa mega libreria che mi avvolge e dovrò riorganizzarla. Se avete qualche consiglio su come farlo, dato che lo dovrò fare da zero, scrivetemelo nei commenti. Devo ancora capire come mostrarvi questa libreria. Ammetto che non siamo esattamente comodissimi, ma questa è la struttura della mia camera, quindi dovrò trovare un modo. In questa parte della libreria ci sono tante case editrici diverse, ma in realtà, per esempio, in questo riquadro è tutto scomposto, tutto incasinato. Da questo lato abbiamo i libri illustrati, le graphic novel, alcuni libri d'arte, mappe, un libro che mi è stato regalato quando ero più piccola, carinissimo. Croazia 2019 non è un libro, è un album di foto che ho realizzato per Elia. Naturalia, un libro illustrato pazzesco, pieno di colori. La cosa particolare di questo libro è che c'è all'interno una sorta di lente triplice con 3 colori diversi che in funzione di quale colore si osserva si vedono determinate figure. Fantastico. Una serie di libri che mi ha regalato Elia per il mio precedente compleanno, se non erro non riesco a tirarlo fuori, questo, Botanica Fantastica, Gli Alberi e le Loro Storie, Nuvolario, Atlante delle Nuvole, questo meraviglioso, M come il mare, una storia principalmente illustrata con pochissimo testo ma tantissimo evocativa, Zoottica, che ci mostra attraverso gli occhi degli animali come loro vedono, è pazzesco, incredibile, Il Libro delle Metamorfosi, illustrazioni meravigliose di Mosca Bianca Edizioni, L'Anima Smarrita, Il Libro delle Case Straordinarie, anche questo ve l'ho mostrato in un book haul di qualche anno fa, idem per Botteghe di Tokyo e per Atlante di Botanica Poetica di Ippocampo, la graphic novel di Frida Kahlo, splendida, dove c'è anche proprio una conversazione con la morte, essendo stata la sua vita molto molto tormentata, un libro d'arte di Kandinsky che ho voluto approfondire dopo aver letto Punto Linee Superficie, librone su Frida Kahlo di Giunti, meraviglioso, pieno di informazioni che non conoscevo sulla pittrice, e ci sono anche tante opere che ho scoperto grazie a questo volume. Frida Kahlo, un altro libro con un focus sulle sue opere, e anche questo, e infine Cattive Ragazze di Maria S. di Solferino. In queste due sezioni non mi soffermo perché qui ci sono tutti i miei diari e, insomma, in cui scrivevo quando ero anche più piccina, ma anche adesso in realtà, e sotto invece ci sono i miei libri di scuola e i miei quaderni. Qui invece c'è la sezione un po' più disordinata, dove principalmente ci sono libri che ho acquistato a un mercatino dell'usato, ma ci sono anche poi edizioni nuove. Daedalus di James Joyce non l'ho ancora letto, nemmeno Bruciata Viva, neanche I Viaggi di Gulliver. Oceano Mare è qui da un pochino, devo dire che l'ho preso perché era a 1 euro, ma non mi ispira particolarmente, Baricco. Di Freud, La vita sessuale, ancora da leggere ma vorrei recuperarlo molto molto in fretta, così come Avere o Essere. La Dimensione del Vuoto, comprato sempre al mercatino dell'usato, questi sono nuovi, La Peste, La Chiave, Uomini e Topi. Purtroppo Uomini e Topi non mi ha fatto impazzire, alte aspettative ma non mi è piaciuto particolarmente, questo molto strano, molto molto strano, è anche un po' inquietante. Lettera alla signora Von Stein, non ancora letto, Il grande ritratto, meraviglioso, mi è piaciuto tantissimo, l'unico libro che ho letto per ora di Dino Buzzati, ma
provvederò a rimediare. Il Grande Gatsby, Senilità di Italo Svevo, non letto, e qui ce ne sono tre di Jules Verne. In alto invece abbiamo La Città Incantata, letto perché sono una grande appassionata e fan della Studio Ghibli, purtroppo il libro su cui si basa tutto il film d'animazione non mi è piaciuto particolarmente. Taccuino di un vecchio sporcaccione l'ho forse letto quando ero più piccola, non me lo ricordo assolutamente. I Quaderni del Pianto, intenso mi viene da dire, anche doloroso. Questi non li ho ancora letti, Va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro e di Francesca Manfredi, L'impero della polvere. In questo riquadro c'è principalmente la collana di Murakami pubblicata dal Corriere della Sera, edizioni meravigliose, ho cercato di recuperare di questo autore più libri possibili appunto in questa edizione. Il mio preferito in assoluto ad oggi è Sonno, illustrazioni meravigliose, storia di una donna che improvvisamente non riesce più a dormire, ma in seguito a ciò, al contrario di quello che si potrebbe pensare, non ci sta male, anzi comincia a vivere una vita molto più piena, energica e anche felice. Ve li elenco al volo, anche se non li ho proprio tutti: Kafka sulla spiaggia, Norwegian Wood, non so mai pronunciarlo, 1Q84, che ci sono libro 1 e 2 e 3, L'uccello che girava le viti del mondo, Dance Dance Dance, A sud del confine, A ovest del sole, Nel segno della pecora, curiosissima di leggerlo questo, così come La ragazza dello Sputnik, L'incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio, L'elefante scomparso e altri racconti, gran raccolta, stranissima, Tutti i figli di Dio danzano, Il mestiere dello scrittore e Ritratti in jazz. Sopra invece c'è La strana biblioteca, Gli assalti alle panettiere, Ranocchio salva Tokyo, Sonno. Tutti questi qui si leggono in un batter d'occhio, secondo me sono tutti da recuperare. Quello che mi è piaciuto forse meno è Gli assalti alle panetterie. Poi abbiamo Notturno, che mi ha mandato Vallardi, che non ho ancora letto, Ermanesse sull'amore, Agatha Christie Sono un'assassina, non ho ancora letto nulla di Agatha Christie, lo so, non dite niente, lo so. E infine Viaggio nella mente di un uomo che non dimenticava nulla, libro pazzesco, più che altro storia pazzesca di questo uomo che è affetto da, passatemi il termine, so che non si dice affetto, ma affetto da ipermnesia, quindi questa memoria in grado di immagazzinare un numero infinito di informazioni a tempo indeterminato, quindi per sempre. Sezione dei classici Burr della Rizzoli, ho anche Canto di Natale che ho recuperato proprio in questi giorni, meravigliosi, edizioni illustrate, secondo me tutte da collezionare, e poi Gli Adelphi. Questa parte contiene forse alcuni dei miei libri proprio preferiti, tra cui il mio preferito in assoluto, Il fiume della coscienza di Oliver Sacks. Vi ho fatto una testa tanta con questo libro, ma non smetterò mai di parlarvene. Come addomesticare una volpe di Animalia, troverete di questa collana anche tanti altri libri sparsi nella libreria, perché non li ho tutti insieme. I doni della vita della Nemirovsky, non ancora letto purtroppo. Il cuore vigile, lo diciamo a Liddy. Perturbamento, Il dono oscuro, consigliato da Sacks, Il fiume della coscienza, L'ultima cosa bella sulla faccia della terra, Grottesco di McGrath, che devo ancora leggere, I baffi, incredibile, libro incredibile davvero, una storia al confine tra realtà e follia, Operatori e cose, vi consiglio di andare a recuperare uno dei miei precedenti wrap up in cui ne parlo, perché contiene un sacco di informazioni interessanti, soprattutto sulla schizofrenia, dato che appunto è la confessione di una schizofrenica che parla proprio internamente di questo disturbo. Il dubbio, Un mondo perduto e ritrovato, sempre dello stesso autore del libro che vi ho mostrato prima, Viaggio nella mente di un uomo che non dimenticava nulla, un'altra storia incredibile. Vedere voci di Sacks che parla di sordità, Il libro dei mostri, una raccolta di racconti bizzarra ma comunque stimolante e interessante. Al paese dei libri, che non ho ancora letto ma mi ero anche dimenticata di averlo, devo essere onesta, mi piacerebbe recuperarlo. La leggenda di Redenta Tiria, comprato all'usato, un libro di Sacks che non ho ancora letto, Su una gamba sola, una scrittura femminile azzurro pallido, L'amante indegno, Abbiamo sempre vissuto nel castello, questo forse è uno dei libri che vi dico più spesso che devo ancora leggere, ma che leggerò, nonostante L'incubo di Hill House non mi abbia fatto impazzire, La signora trasformata in volpe, carino, una storia piacevole, Dialoghi con Leuco, Il mago, Quando abbiamo smesso di capire il mondo, libro che volevo leggere nella mia challenge 25 libri in 25 giorni, ma purtroppo me lo sono dimenticata qui tra questi e alla fine non l'ho recuperato,
Ogni cosa al suo posto di Sachs, anche questo non l'ho ancora letto, e La donna che visse due volte. Torniamo di nuovo sotto, questo riquadro è composto principalmente dai saggi di Aboca, una casa editrice che pubblica testi secondo me interessantissimi, sì densi di informazioni che riguardano comunque argomenti molto molto verticali, ma che davvero si fanno leggere e che lasciano un'impronta molto molto netta. Tra l'altro le copertine penso siano alcune delle mie preferite in tutta la mia libreria, adesso ve ne faccio vedere qualcuna, come La vita che brilla sulla riva del mare, questa stupenda, e anche Una favola per il futuro, meravigliose veramente. Questa è forse l'unica nera che ha pubblicato questa casa editrice, infatti spicca sempre molto. Qui abbiamo La fattoria degli animali di Orwell e 1984, due distopie che, se non le avete recuperate, inutile dire che sono assolutamente da leggere, meravigliose. Il mio preferito però 1984, Viaggio nell'Italia dell'Antropocene, Come sono diventata un albero, Se Nietzsche fosse un narvalo, trovate anche su Instagram tantissimi miei post, reel su questo libro, veramente bello. Storia delle nostre paure alimentari, L'arte di respirare, Come si cambia idea, che mi è arrivato relativamente di recente, La vita che brilla sulla riva del mare, L'incredibile storia della neve e della sua scomparsa, L'arte di dormire bene, il libro che mi ha servito tantissimo anche proprio per me a livello personale, Tutti i segreti del gatto, questo non vedo l'ora di finirlo perché lo avevo già iniziato, secondo me deve essere fantastico, La storia del mondo in 100 microorganismi, un libro di Calvino che non ho ancora letto perché mi spaventa un pochino, Una notte d'inverno un viaggiatore e Abbassa il cielo e scendi. Questo libro l'ho recuperato su Vinted proprio nel periodo in cui mi stavo focalizzando sulle malattie mentali. Una favola per il futuro, come vi avevo detto, Koala e La paziente silenziosa, un thriller che consiglio sempre tantissimo, che mi è piaciuto moltissimo, soprattutto per il colpo di scena finale che mi ha lasciato totalmente di stucco. Qua dietro però c'è una sorpresa, ci sono altri libri che non sapevo dove infilare e quindi purtroppo ho dovuto fare un secondo strato. Abbiamo Stephen King, It, libro iniziato ma mai terminato, forse uno dei pochi che ho abbandonato nel corso di tutta la mia vita, Le Vergini, stesso autore della paziente silenziosa, libro che però purtroppo non mi è piaciuto, La storia di Frida Kahlo e Diego Rivera, La divina commedia che avevo preso per scuola tanti anni fa, L'asino d'oro o Le metamorfosi, questo libro non l'ho ancora letto ma ho recuperato La favola di amore e psiche che è contenuto all'interno di questo, Il barone rampante di Calvino, La voce a te dovuta di Salinas, libro che mi ha regalato il mio amoroso, una bellissima sorpresa, ero felicissima, L'arte di amare, libro interessante anche se su alcuni concetti non sono esattamente d'accordo, La bestia, Scheletro femmina di Francesco Cicconetti, libro meraviglioso, veramente meraviglioso, uno spaccato di vita in cui l'autore racconta la sua storia e la sua transizione, Quality Land per ottimisti, un distopico che si può trovare in due versioni, per ottimisti e per pessimisti, io mi ritengo una persona più ottimista che pessimista, e cambiano all'interno le parti nere, ovviamente in funzione della tipologia che si sceglie. Infine Il cerchio, un libro che un tempo era tutto colorato così, fluo, ma a forza di stare al sole, perché era qua, un tempo addietro, qua davanti, a forza di stare al sole si è un po' scolorito, ed è una distopia. Lo avevo iniziato a leggere, ma ero troppo troppo piccola, infatti non ci stavo capendo niente, quindi lo abbandonai pensando di aver fatto una scelta azzardata. Probabilmente lo avevo acquistato in funzione della copertina che mi piaceva molto, lo recupererò. Da questo lato invece abbiamo un misto tra due collane, la collana di Jules Verne con tutti, o almeno credo, i suoi libri, ce ne sono tantissimi, credo sia composta da 80 volumi, e I primi maestri del fantastico. Si nota la differenza perché nei primi maestri del fantastico c'è la scocca principalmente nella parte superiore a tinta unita con il titolo e l'autore, mentre sotto c'è l'illustrazione. Quelli di Verne invece sono contraddistinti per avere l'illustrazione proprio su tutta la scocca. Come per la maggior parte delle collane della mia libreria, non ho letto tutti i titoli, sono tanto tanto corpose, quindi è difficile recuperarli tutti in poco tempo. Purtroppo non sono solo una lettrice, ma sono anche una collezionista, quindi ci tenevo a non perdere nessuna delle uscite, e chiaramente recuperandole tutte in un breve tempo mi si sono accumulate. Di Verne non sto a elencarvi tutti i libri perché sarebbe come leggervi tutta la sua bibliografia, invece dei primi maestri del fantastico, dato che siamo più variegati, ve li elenco. La fata delle briciole, Un americano alla corte di Re Artù, Il club dei suicidi, Il tallone di ferro, Suicidi, mamma mia,
proprio tutti allegri, La macchina per uccidere, Prima di Adamo e L'italiano e Avatar e altre storie. Seconda libreria, questa è la parete dove di solito scatto le foto un po' più aesthetic, quindi quella con le stampe delle farfalle che vi piacciono tanto. In questo angolo c'è il continuo della collana I primi maestri del fantastico e quindi L'ultimo uomo, Frankenstein, Il fantasma dell'opera, Il professor Challenger e la fine del mondo, Il ritratto di Dorian Gray e Il domenicano bianco, L'uomo invisibile, Lo scarabeo d'oro, Un giornalista nel 2889, I primi uomini sulla luna, La peste scarlatta, L'isola del dottor Moreau, Il richiamo di Chulu, spero si pronunci così, Le avventure di Gordon Pym, Il gatto nero, Dalla terra alla luna, Le montagne della follia e infine Il caso di Charles Dexter Ward. Anche qui le pronunce lasciamole un attimo da parte. La collana I primi del maestri del fantastico non finisce qui, prosegue nella terza libreria, ma ci arriveremo dopo. Il mio tanto amato Casal Borsetti, chiedetemi cos'era Casal Borsetti, e Insomnia di King. Dietro a questa pianta finta dell'IKEA abbiamo La mia famiglia e altri animali, Lolita, L'incubo di Hill House. Lolita non mi è piaciuto, non mi odiate. L'anima della formica bianca, bellissimo, un saggio tutto sulle termiti dove ho scoperto tantissime informazioni interessanti, tra cui che cos'è un sifonoforo. Tokyo Express, altissime aspettative non pienamente soddisfatte, L'uomo che scambia sua moglie per un cappello, voi sapete, non c'è bisogno che io dica niente. E gli ippopotami si lessarono nelle loro vasche, mi sembra. Si sono lessati nelle loro vasche. Lasciami andare madre, libro brevissimo ma molto molto intenso. Il rogo di Berlino, della stessa autrice, che non ho ancora letto. Zia Mame o Zia Mam, non ho ancora capito, non ho ancora letto nemmeno questo libro e neanche Le braci. Recupererò entrambi, spero presto, questo soprattutto è da tanto che dico che lo voglio leggere. Qui c'è la parte, la sezione Sax, con L'occhio della mente, Emicrania, Un antropologo su Marte, meraviglioso questo, ma lo direi di tutti, quindi non voglio essere ripetitiva. L'isola dei senza colore, non l'ho ancora letto ma lo leggerò a breve. Risvegli, oltre al libro vi consiglio anche di recuperare il film stupendo con Robin Williams e Robert De Niro. Allucinazioni, forse uno dei miei preferiti, Zio Tungsteno, che non ho ancora letto, Il morbo di Haggard e Follia. Il morbo di Haggard, devo dire, non mi ha fatto particolarmente impazzire, mi sembra un po' la brutta bozza di Follia, ma le dinamiche sono più o meno le stesse. La forza del carattere non l'ho ancora letto e mi spaventa molto, perché dopo averlo acquistato ho parlato con diverse persone di questo libro e mi dicono che è un po' ostico. Memorie di un malato di nervi, libro molto molto denso che consiglio a chi è molto interessato alla tematica. Il libro dell'Es, una serie di lettere che un certo Patrick Troll scrive a questa sua amica per raccontargli pillole dell'esistenza degli esseri umani, insomma tutte cose che ci riguardano, diciamo psicanalisi alla portata di tutti, mi viene da dire. Le gemelle che non parlavano, un caso molto molto peso, interessante, però raccontato attraverso un approccio, per i miei gusti, troppo giornalistico, troppo... ti racconto tutto quello che è successo in ordine cronologico, fine, mi limito a questo. Io mi aspettavo un'analisi un po' più approfondita, però probabilmente ho sbagliato io, perché comunque la Wallace è una giornalista e quindi, insomma, ha seguito quello che era il suo stile, giustamente. La vegetariana, letto il mese scorso, mi è piaciuto moltissimo, una storia che non parla solo di disturbi alimentari ma anche di diverse ossessioni della protagonista, c'è insomma una situazione molto molto particolare che si svolge all'interno di questo libro che mi ha stimolata. Si parla anche tanto di sesso in maniera molto da dire creativa, floreale, chi lo ha letto sa. Musicofilia di Oliver Sacks, cosa ci fai qui? Dovresti essere di là. Questo libro lo abbiamo letto con il mio gruppo di lettura, mi sembra nel mese di agosto. Bello, bello, inutile dire altro, bello, da recuperare. Proseguiamo con Il cucchiaino scomparso, Epepe o Epepe, non l'ho ancora letto, Il velo dipinto, Il topo e suo figlio, recuperato con gli sconti a Delphi quest'estate, L'insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera e Finzioni. Tra questi ci dovrebbe essere anche Flatlandia, che però era insieme agli altri libri della challenge sulla mia scrivania. Fantastico questo libro, super creativo, ne avevo sentito tanto parlare ma avevo paura, non lo so, che fosse troppo complicato, perché comunque si parla di geometria, di bidimensionalità, tridimensionalità, avevo paura che fosse troppo scientifico, non mi chiedete il perché, perché comunque c'è scritto qua racconto fantastico, quindi dovrebbe essere accessibile a tutti e lo è, a me è piaciuto tantissimo. Sopra abbiamo L'interpretazione dei sogni di Freud, non ancora letto, altri suoi casi clinici,
questi tre libri, è una, penso sia una collana, e per ora ho trovato al mercatino dell'usato solo questi qui. Col tempo, se mi piaceranno, recupererò anche tutti gli altri. E la Quinta Sally, acquistato di recente su Vinted, sempre nel periodo in cui mi stavo sempre più informando sui disturbi mentali. Ci spostiamo subito sopra. Di Bompiani, La trilogia dei colori, Lascia dire alle ombre, Orologi rossi, Il delta di Venere. Questo libro me lo sono ritrovata in libreria totalmente a caso, secondo me, tipo l'ho acquistato quando ero piccolina, ma non me lo ricordavo neanche. La gatta, non ci sono andata molto d'accordo con questo libro. E Resteranno i canti è un libro che consiglio sempre, di poesie, ma anche di piccoli testi che trattano diversi tipi di tematiche. Sinceramente io lo consiglio sempre a persone che hanno bisogno di, non lo so, essere consolate, rincuorate. Io l'ho letto in un periodo particolare della mia vita e mi è tornato veramente tanto, tanto utile, come questa specifica poesia. Me lo sono anche scritta: è una sera difficile per me, l'ansia mia è compagna, divora ogni mia particella d'aria ed io trovo conforto in queste parole. I tre libri di Erika Leonangeli, questo qui è forse quello che mi è piaciuto di più. Il primo, c'è un racconto veramente molto bizzarro, ma stimolante. Poi ci sono i miei prediletti: Puzzle, Il sogno, Il manoscritto, C'era due volte, Labirinti e Vertigine. Di tutti ve ne ho parlato ampiamente in diversi video, magari ve li lascio qui un po' sparsi così potete recuperarli. Di Daniel Key, stesso autore della Quinta Sally, ho letto Fiori per Algernon, bello, bello da recuperare, così come Una stanza piena di gente, che racconta, a differenza della Quinta Sally che è un romanzo, un caso, una storia vera, quella di Billy Milligan, affetto dal disturbo dissociativo dell'identità. Tutte le volte mi sento di pestare delle mine quando dico affetto o quando uso termini per dire cose tecniche, perché ho paura di dire delle cavolate. Correggetemi se sbaglio. L'opale perduto di Lauren Kate, comprato tanti 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 anni fa perché avevo letto da più piccola la saga di Fallen, mi era piaciuta tantissimo, proprio tantissimo, e quindi avevo deciso di continuare con i suoi scritti. La biblioteca, non l'ho ancora letto, La biblioteca di mezzanotte di Matt Haig, letto, ma bello ma non balla, ecco. Il circo della notte è ancora da recuperare, ma della stessa autrice ho già letto Il mare senza stelle, libro particolare. Là sopra invece abbiamo Momo di Michael Ende, forse uno di quelli che ho riletto di più in assoluto, una storia fantastica che spesso è oscurata dall'altro famosissimo dell'autore, quindi La storia infinita. Mi dispiace perché io sono innamorata di questa storia, ci ho anche fatto una recita di teatro quando ero piccola, tra l'altro. Poi c'è Coraline, storia che sembrerebbe essere per bambini, insomma per i più piccoli, ma in realtà no. Mi è piaciuto molto di più però il film d'animazione rispetto al libro, forse perché conoscevo già la storia e quindi un po' l'effetto sorpresa era venuto meno. Il viaggio di Alla non mi è piaciuto, purtroppo, non mi è piaciuto, un libro che sì, è di compagnia, però non mi è rimasto particolarmente impresso. E infine Nostalgia di Bruno Laversa. Ritorniamo alla mensola di sotto, qui ci sono gli Adelfi che vi ho mostrato prima, in ordine I demoni di... ecco, questo non lo so pronunciare, leggetelo perché non lo so pronunciare. Morte di una sirena, Nulla è nero, Sette storie di sesso e morte, La quattordicesima lettera, Le sette morti di Evelyn Hercastle. Di questi ho letto Nulla è nero, meraviglioso, un libro cromatico perché è suddiviso in diversi colori che raccontano diversi stati d'animo, diverse parti della vita di Frida Kahlo, La quattordicesima lettera e Le sette morti di Evelyn Hercastle. Questo mi è piaciuto parecchio, questo un po' meno, non lo so perché, anzi sì che lo so il perché, perché c'è scritto in uno dei due libri, si fa riferimento all'altro, forse nella quattordicesima lettera c'era scritto se vi è piaciuto Le sette morti di Evelyn Hercastle, ecco sì, oh proprio così c'era scritto, se vi è piaciuto Le sette morti di Evelyn Hercastle di Stuart Tarton, amerete di sicuro questo romanzo, e quindi il richiamo diretto ha fatto anche notare forse alcune somiglianze. Ultimo angolo di queste due mensole è questo qui, composto da diverse case editrici in realtà. Sotto principalmente c'è Feltrinelli, alcuni di Einaudi e la collana di Ippocampo, meravigliosa, tutta illustrata da Mina Lima. Mi mancano alcuni volumi, anche se provvederò presto a risolvere questo problema. E quindi La passione di Frida, Lettere appassionate, sempre di Frida Kahlo, Il signore delle mosche, una distopia che devo leggere il prima possibile, è una grande lacuna che mi manca, che devo assolutamente riempire. Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, un libro che ho letto un po' di tempo fa, non il libro della vita, ma
godibile. Il canto di Penelope, ancora non l'ho letto, dalla parte di Swan, Cent'anni di solitudine, Il processo di Kafka, Che tu sia per me il coltello, Non ci sono solo le arance, 900, questo libro purtroppo a me non è piaciuto, Guarire coi perché, dello stesso autore, Donne chiamano troppo, Walden, ho letto di recente dello stesso autore, Ascoltare gli alberi, che sinceramente, cioè, eccetto alcune piccolissime parti, non mi è piaciuto. Storia di un fiore, Un viaggio chiamato vita, ho letto diversi libri della Yoshimoto, ma questo ancora no. Il buio oltre la siepe, l'ho abbandonato, ma proverò ad ascoltarlo in audiolibro. Un metodo secondo me molto valido per velocizzare la lettura quando i libri non ingranano subito, quindi ci proverò. Le assaggiatrici, La favola di amore psi, che vi dicevo prima che questo libro è contenuto nelle Metamorfosi, e questo l'ho già letto, che è un classico secondo me da leggere. Un'estate con la strega dell'Ovest, libro che avrei voluto leggere per la mia challenge 25 libri in 25 giorni, ma poi gli sono passati davanti altri titoli, quindi lo leggerò più avanti. Kitchen di Banana Yoshimoto, molto molto carino, Cecità non ha bisogno di presentazioni, bellissimo. Il corpo sa tutto, anche questo molto molto bello. C'è un racconto in particolare in questo libro a cui mi sento legata, ossia Il pesciolino. Il mondo è una prigione, anche questo doveva far parte della challenge, ma poi i piani sono cambiati. L'Odissea, L'Aleph, Teresa dagli oracoli, La meccanica del cuore, Il mio anno di riposo e oblio, Le libere donne di Magliano, si parla di disturbi mentali, quindi potete trovare un mio approfondimento nel video dedicato. Briciole, si parla di anoressia, è un libro brevissimo, ma che vi assicuro ha una carica emotiva elevata, molto molto elevata. Ci sono delle parti che mi hanno profondamente toccata e ve lo dico in quanto emetofobica. Pesante, veramente pesante. Viva la vita, splendido, splendido, questo libro è da leggere proprio in modo categorico. La metamorfosi di Kafka, idem con patate. L'amore ai tempi del colera, non l'ho ancora letto. Uno dei miei libri preferiti, Il profeta, questo volume racchiude l'essenza della vita. So che sono parole forti, ma mi spingo in là con lui. La mia pagina preferita in assoluto di questo libro è questa, ed è stata la pagina attraverso cui mi sono convinta ad acquistarlo. Una persona mi aveva scritto su Instagram in chat, inviandomi la foto di questo estratto per farmi sentire meglio in un periodo in cui ero un po' giù di morale. La vostra gioia è il vostro dispiacere smascherato, e lo stesso pozzo dal quale si leva il vostro riso è stato sovente colmato dalle vostre lacrime. Quanto più il dolore incide in profondità nel vostro essere, tanta più gioia potrete contenere. La casa degli spiriti e Tenera è la notte. Libri inseriti in libreria un po' a casaccio, devo essere sincera. L'era del cuore mi è stato regalato al mio compleanno, forse o l'anno scorso o l'anno prima. Ikigai, un altro libro che mi è stato regalato dalla mia migliore amica, che mi ha aiutato tantissimo in un momento difficile, e qui ci sono veramente degli esempi da poter mettere in pratica nella propria quotidianità sin da subito, che possono aiutare a vivere una vita più focalizzata sul qui e ora, sul presente, e quindi di conseguenza più consapevole, più felice. 111 gatti e le loro pazze storie, un libro con una serie di fotografie e di aneddoti su questi animali che ci piacciono così tanto, e la tripletta Ashish, Confessioni di un mangiatore di oppio e Il poema dell'Ashish. Ero molto incuriosita dalla tematica e da un certo periodo culturale, storico, letterario, insomma artistico, e quindi li ho recuperati tutti e tre. Poi abbiamo Se i gatti scomparissero dal mondo, un romanzo molto carino che definirei a lento rilascio. Non sono rimasta subito convinta dalla storia, ma poi ci ho riflettuto tanto in seguito e quindi l'ho rivalutato. Trilogia della città di K, non mi ci soffermo soltanto perché ho dedicato un intero reading vlog a questo libro. Di Ishiguro, Non lasciarmi, anche qui alte aspettative non soddisfatte, ne avevo sentito parlare sempre benissimo, ma io l'ho trovato un po' apatico, come avvolto da un mega enorme batuffolo di ovatta. Di Levi, Se questo è un uomo, La cucina incantata, dove ci sono le ricette tratte dai film di Hayao Miyazaki, un altro piccolo libricino su Frida, e di Darwin, L'azione dei vermi. Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte,
notte, letto di recentissimo, anche questo lo trovate, seppur non parli di disturbi mentali, nel video che ho dedicato ai consigli su, insomma, sulle malattie mentali, su libri che parlano di malattie mentali. Anima, uno dei libri più crudi che abbia mai letto, insieme a Vertigine di Frank Tillier, veramente molto molto crudo. La cosa interessante di questo libro è l'espediente narrativo originale, cioè tutta la storia viene raccontata dal punto di vista degli animali, quindi proprio attraverso i loro occhi e le loro emozioni, anche lo stile in ogni capitolo cambia, proprio per rendere ancora più performante il racconto. I Promessi Sposi di Manzoni, Confessioni di una Maschera. Collana Mina Lima con Il Libro della Giungla, La Bella e la Bestia, Le Avventure di Pinocchio, La Sirenetta e Altre Fiabe, Alice nel Paese delle Meraviglie e Il Giardino Segreto. La Collina dei Conigli, La Forma dell'Acqua, Un Amore Senza Fine, anche questo lo sto rimandando da tanto tempo, Urla Sempre Primavera e Horror Store. Non so se si pronuncia in questo modo. Il progetto grafico è decisamente molto originale, ci sono a inizio capitolo queste schede tecniche che riprendono molto i cataloghi dell'IKEA. Infatti la storia si svolge all'interno di questo superstore di mobili scandinavi, dentro il quale i dipendenti trovavano i mobili rotti, tipo i bicchieri frantumati, i letti vandalizzati. I dipendenti poi si offrono per questo turno di sorveglianza notturno in cui cercano di scoprire la verità. Si parla anche molto di consumismo attraverso questo romanzo, che sembra essere parecchio inquietante, devo dire, da queste piccole immagini. Anche poi il titolo ci dà qualche indizio. Sopra invece ci sono qualche altro thriller, qualche altro fantasy e forse la fine, no, continua nella terza libreria, dicevo forse la fine della collana di Verne, ma in realtà ci sono altri volumi lì sotto che dopo vi mostrerò. La Nona Casa, Nevernight, L'Enigma della Camera 622, è l'unico libro di Dicker che ho in libreria e non l'ho ancora letto, me ne parlano sempre tutti benissimo e mi dicono continuamente di recuperarlo, di recuperare anche tutti gli altri suoi libri. Prometto che lo farò, lo sto dicendo per tutti i libri che non ho ancora letto, ma è il mio senso di colpa che parla. Storia di due anime, l'ho proposto diverse volte nel mio gruppo di lettura, probabilmente prima o poi lo leggeremo perché arriva sempre secondo nella selezione. So che si può leggere in due differenti modi e questa cosa mi interessa molto, soprattutto dopo aver letto The Turn Glass, La Clessidra di Cristallo. Questi giochi sulla struttura dei romanzi mi piacciono, mi coinvolgono. Il Profumo di Patrick Susskind, uno dei miei libri preferiti, anche il film meraviglioso. Il protagonista nasce con questa dote incredibile, questo naso sopraffino capace di captare tutti gli odori possibili e immaginabili e di immagazzinarli definitivamente. Questa sua dote si trasformerà poi in un lavoro, quindi in un qualcosa di positivo che gli consentirà di vivere, ma lo porterà a compiere anche fatti orribili, perché non gli basteranno più gli odori presenti in natura per comporre i suoi profumi, le sue fragranze, ma avrà bisogno di qualcosa di più. La Psichiatra di Wolf Dorn non mi ha convinto questa storia. Avevo già nasato tutto abbastanza in fretta, anche io che sono solita ad arrivare sempre tardi a comprendere, cioè finché il libro non rivela l'enigma io è difficile che ci arrivi. Sono rimasta delusa, però sul finale si riprende un po', ecco, lo sviluppo del finale mi è piaciuto di più. L'Istituto di King, Non lasciare la mia mano e Ninfee nere di Bussy. Questo non l'ho ancora letto, ma ho sentito solo pareri positivi, La vita invisibile di Eddie LaRue, e poi ci sono tutti gli altri libri della collana di Verne. In questa mensola ci sono libri che sono un po' capitati casualmente, devo dire, qua, nel senso che non c'è assolutamente un ordine preciso e secondo me stanno bene uno vicino all'altro e quindi li ho lasciati così. Due libri di Verne, un libro di Calvino, Ticon Zero, recuperato da poco all'usato alla Fiera del Libro di Bologna di novembre. Anche questo l'ho preso lì, L'uomo, questo sconosciuto. L'anello di Re Salomone l'ho preso da Libraccio a Bologna. Il Visconte di Mezzato, preso sempre alla Fiera del Libro di Bologna, già letto, meraviglioso, bellissimo. Altrimenti della collana Animalia, vi avevo già fatto vedere prima un altro volume di questa collana splendida. Romeo e Giulietta, un libro di Leopardi che non è mio, è solo comparso magicamente. Un altro libro usato che non è solo usato, è proprio vissuto tanto, la copertina è ormai completamente, non distrutta, però usurata. Avevo aperto una pagina a caso del libro, mi aveva colpito e quindi l'ho portato a casa con me. Bisogna trattarlo con i guanti perché
rischia di rompersi anche solo guardandolo. Altri due libri di Avoca, L'arte di vivere annusando, La vita e i segreti delle farfalle, libro illustrato di Ernst Haeckel. Che dopo aver letto L'anima della formica bianca e dopo aver scoperto il sifonoforo, andando a cercare su internet immagini del sifonoforo, ho trovato una tavola meravigliosa che ho scoperto essere realizzata proprio da lui. Tra l'altro anche un libro di Avoca ha una tavola di questo, che si trova in questo libro. E niente, da lì ho proprio voluto comprare il volume in inglese che le racchiude tutte, o comunque la maggior parte. Sono spettacolari. Guarire il paziente, curare la persona e La tribù degli alberi di Mancuso. Qui sotto abbiamo di Thoreau una passeggiata d'inverno e il mattoncino che adesso non sto a tirare fuori, ma è 4321. Quel libro lì sta lì sotto perché mi fa una paura, ma una paura. Non so se riuscirò mai a prendere il coraggio per leggerlo. Infine, in questa ultima parte ci sono un po' di post-it, quindi alcuni libri li ho già letti. L'evento di Annie Ernaux, L'arte dell'attesa, L'avversario. Di Carrère ho preferito altro. Libro interessante, il caso è complesso, spiegato molto bene. L'unica cosa, non lo so, l'approccio è stato un po' come Le gemelle che non parlavano, non mi è piaciuto il modo di raccontarlo. Nell'abisso, storie di menti spezzati, sono 7 casi clinici di 7 pazienti diversi, di Anthony David. Bello, cioè qui niente da dire, 5 stelline. Un giorno questo dolore ti sarà utile, I pesci non esistono, anche questo altro libro secondo me meraviglioso da anche recuperare quando non si è esattamente in squadro. È un libro che ha tendenze saggistiche ma non è un saggio, però è molto informativo e tra queste pagine la Miller riscopre un po' il senso della vita e ce lo racconta. Oscure celeste di Marco Malvaldi, abbiamo anche incontrato l'autore, c'è proprio il vlog della giornata sul mio canale se avete piacere di guardarlo. Paola di Dell'Allende, non l'ho ancora letto. Il giovane Holden, letto quando ero molto molto piccola. Le notti bianche, molto molto bello, il mio primo libro di Dostoevskij. Questo libro è un libro che è nella mia libreria semplicemente perché io e Flavia, mentre stavamo girando per, mi sembra fosse la Fiera del Libro di Bologna, ma non quest'anno, l'anno prima, abbiamo trovato questa lettera meravigliosa e abbiamo deciso di acquistarlo per non separarlo dalla lettera. Chi era? Pino? Anzi, ve la leggo. Pino carissimo, ti scrivo dopo aver pensato mille volte di telefonarti, senza mai riuscire a suggerirmi il pretesto giusto. Il solo fatto di aver bisogno di un pretesto per chiamarti mi fa capire come in realtà sia radicato in me un certo disagio. Mi sono domandata fino allo gravismo? Lo capisco. Mi sono domandata fino allo, e non capisco cosa c'è scritto, cosa è successo, e non so dirtelo. So che non avevo mai messo in dubbio il nostro rapporto, né la certezza di esso, senza chiedermi come o i perché. Mi sembrava un sottile filo rosso che ci teneva insieme, sottile ma forte, d'acciaio. Forse mi sbagliavo, ma continuo a credere di no. Non chiedermi cosa è successo, non lo so. So solo che ad un certo punto tutto quello che mi sembrava facile mi è apparso difficile, che la riservatezza mi è sembrata ritegno, che i silenzi mi sono sembrati di piombo e le parole troppo leggere. Questa parte non la capisco bene. Comunque, cosa ci possano essere entrate persone estranee al nostro rapporto? Posso immaginarlo, ma non avevo la certezza. Forse come possano essere entrate. Sono successe tante cose, belle e brutte, ma non è questo il momento per parlartene. Volevo solo comunicarti il mio immutato affetto e la certezza del suo esistere, per quanto gli anni e la vita ci cambino. Mai dubitare, mai, così come io non dubito di te. A volte mi sento i tuoi pensieri addosso, ma ti conosco abbastanza da sapere che non faresti niente di più di così. Ti bacio forte, ma forte forte, abbi tutto il mio affetto. Mariolina. E dopo questa breve parentesi continuiamo con Racconti del mistero di Edgar Allan Poe, Il mondo alla fine del mondo, Martha Peak, un altro libro di Patrick McGrath che mi è piaciuto molto, a differenza di... No, questo non è L'estranea, questo non l'ho ancora letto, La lampada del diavolo, ma da qualche parte ci dovrebbe essere anche L'estranea, che sempre di McGrath, che non mi è piaciuto. E infine un'altra parte della collana I primi maestri del fantastico con Tuvia, la fanciulla di Marte, Nei giorni della cometa, Un cittadino di Carcosa, Rashmon e Il giro di vite di Harry James. E poi questo piccolino, La solitudine dei numeri primi, che avevo iniziato tantissimi anni fa in questa edizione microscopica, che però non lo so,
ho lasciato lì. Non mi aveva coinvolto particolarmente. Ero andata anche abbastanza avanti, forse ero arrivata a metà. Chissà, forse dovrei dargli un'altra occasione. Terza libreria è composta da più strati, cioè davanti vedete uno strato di libri, dietro ce n'è sempre un altro. Di solito in queste qui così profonde cerco di sfruttare più spazio possibile, anche perché sennò non ci sta veramente niente. Anche qui i riquadri sono tendenzialmente divisi per CE o per collane, come in questi casi, ma ci sono anche quadrati più variegati. Partiamo dal basso con questa collana tutta dedicata ai grandi classici, che dietro nasconde altri libri. Bene, è caduto tutto, tutti i libri che c'erano dietro, quindi partiamo da questi, che così intanto rimetto in ordine. Qui diciamo che ci sono i libri di cui mi vergogno di più, che secondo me ho recuperato a mercatini dell'usato quando ero piccola, cose che probabilmente non sono neanche più di mio interesse, infatti li tiro fuori e ne approfitto per smistarli. Thor, un libro sulla mitologia che faceva parte di una collana dedicata alla mitologia, lo lascio qui per ora, anche se dubito che lo leggerò. Antologia Palatina, altro libro che probabilmente non leggerò mai e infatti mi sa che me ne libero subito. Silvia Day, Orgoglio e Piacere, questi erano i classici libri che leggevo da più piccina, direi che lo possiamo mettere in vendita su Vinted direttamente. Questo libro secondo me mi è stato regalato tanti anni fa, direi. Sì, c'è il bollino, quindi mi è stato regalato, mi ispira. Mi sa che lo tiro fuori perché sennò me lo dimentico. Nessuno sa di noi, altro libro finito totalmente nel dimenticatoio, mai letto, non so neanche di che cosa parla, intanto lo metto qui in attesa di ridimenticarlo un'altra volta. Un altro libro molto trasgre, Riflessi di te di Silvia Day, ah, sempre la stessa autrice di prima, perfetto, anche questo finisce su Vinted. After, credo di aver letto il primo e il secondo, che probabilmente sono giù. Questo secondo me o l'ho lasciato a metà o altrimenti proprio non l'ho mai neanche iniziato. Finirà su Vinted. Titolo interessante, Nuovi tabù. non ho la minima idea di che cosa parli. Cos'è, un saggio, un romanzo? No, è molto probabilmente è un romanzo. Vi dirò, provo a dargli una possibilità. Nel mentre però rimane qua dietro perché sicuramente non ha la priorità su tanti altri libri che devo ancora leggere. Città di carta di John Green. Questo libro mi lascia un po' perplessa perché non mi ricordo assolutamente se l'ho già letto oppure no. Ho letto di John Green sicuramente Teorema Catherine, che non mi è piaciuto. Vi parlo di tanti anni fa, quindi non ricordo neanche la trama nello specifico. Forse questo ragazzo che durante tutta la sua vita si fidanza soltanto con delle Catherine, tipo una roba del genere. Quello lo lasciamo lì per qualche altro anno. Cose che nessuno sa di Alessandro D'Avenia, sicuramente regalato, sicuramente, anche questo non l'ho mai letto. Se qualcuno si è mai approcciato a questi libri, fatemelo sapere, magari, che così valuto se tenerli oppure no, tanto più o meno conoscete i miei gusti ormai. Quando un predatore entra nella conchiglia nel tentativo di divorarne il contenuto e non ci riesce, lascia dentro una parte di sé che ferisce e irrita la carne del mollusco. E l'ostrica si richiude e deve fare i conti con quel nemico, con l'estraneo. Allora il mollusco comincia a rilasciare attorno all'intruso strati di se stesso, come fossero lacrime. La madreperla. Ciò che all'inizio serviva a liberare e difendere la conchiglia da quel che la irritava e distruggeva, diventava ornamento, gioiello prezioso e inimitabile. Così è la bellezza, nasconde delle storie, spesso dolorose, ma solo le storie rendono le cose interessanti. Un romanzo di misericordia sull'uomo, alle prese con l'incompiutezza di un mondo che non si può definire in uno schema, perché ci sono troppe cose che nessuno sa. Va bene, può starci, puoi rimanere presso la mia libreria. Poi abbiamo Sull'amore, altro libro che non ho la minima idea di che cosa sia, probabilmente recuperato a, non lo so, un mercatino dell'usato, forse al mare. Mi sembra un saggio, si fa presto a dire amare, ma quanto sono le persone che possono dire di essere innamorate sul serio e quante quelle capaci di andare oltre l'innamoramento fino all'amore? Un libro che si legge d'un fiato perché si parla del nostro destino. Una guida amichevole sul sentiero della maturità affettiva che non trascura nessuna delle trappole e illusioni annidate lungo il cammino. Sì, anche tu rimani. Un amore stupido e contagioso, sicuramente comprato all'usato, ma perché mi piaceva la copertina. Ve lo dico molto sinceramente schietta, ma qui vi parlo di anni e anni fa. Questo qui me l'ha regalato sicuramente mia zia, ma purtroppo mi sa che andrà su Vinted direttamente, non so neanche leggere la trama. E poi niente, ci sono altri libri qui dietro, come Il ritratto di Dorian Gray, che possiedo già in un'altra edizione, Gandhi, Il seme della non violenza, questo è di una biblioteca, ma cosa è successo? Il profumo delle foglie di limone, mai letto. Le scatole delle lettere perdute, non l'ho mai letto, ma non credo che rimarrà nella libreria ancora per molto. Vinted.
e infine Mezzanotte d'amore. Questo lo ricordo, l'ho acquistato io a un mercatino dell'usato e ricordo che mi ispirava, quindi rimarrà lì. Rimetto a posto i classici che vi avevo mostrato prima, che appartengono alla collana I classici del romanzo. Qui abbiamo Ivano, I miserabili libro 1 e I miserabili libro 2. Chissà se riesco a farli stare qua. Perfetti. Casa Howard, Illusioni perdute, Robinson Crusoe, Figli e amanti, Padri e figli, qua tutta una roba di famiglia, abbiamo capito. Teresa Rakin, ora Queen, Frankenstein, che possiedo già anche in un'altra edizione e che ho già letto, Martin Eden, Washington Square, Le affinità elettive, questo qui lo voglio leggere da tantissimo, Piccolo mondo antico e infine vediamo se ci sta, Grandi speranze di Dickens. Perfetti. In questo riquadro proseguono le due collane, I primi maestri del fantastico, quella su Jules Verne e quella dei classici del romanzo. Un libro che sono andata a recuperare da più grande, che però mi è stato letto quando ero alle elementari dalla mia maestra di religione che io amavo, è La cosa più importante. Libro dove ogni animale dice la cosa più importante è avere quel qualcosa che lo caratterizza, quindi in questo caso per il riccio gli aculei, per la rana era l'essere verdi, e in tutte le pagine vengono mostrati gli animali che dicono forse è così, forse ha ragione in questo caso la rana, e vengono mostrati tutti verdi, oppure vengono mostrati nel caso del coniglio con le orecchie lunghe, insomma vengono mostrati tutti con le varie caratteristiche, e alla fine la conclusione è che il gufo, il saggio, dice no, è tutto importante, ognuno ha le proprie caratteristiche specifiche e che lo valorizzano, e niente, è una favola molto significativa a cui sono tanto affezionata, che ricorda quanto la diversità sia importante e aggiungo anche bella. Come prima vi leggo soltanto i libri della collana I primi maestri del fantastico, qui abbiamo L'isola dei pinguini, La caduta della casa Usher che ho recuperato di recente, Il grandio Pan, La casa dei sette tetti, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde e altri racconti, questo racconto meraviglioso, e poi La guerra delle salamandre. Dietro invece abbiamo altri classici che invece ci tengo a leggervi, perché avere una panoramica insomma dei grandi classici secondo me è sempre comodo. Partendo dal basso abbiamo Jane Eyre, La lettera scarlatta, La marcia di Radetzky, credo si pronunci così, Il castello di Kafka, L'amante di Lady Chatterley, poi qui al contrario c'è Una vita, Effie Brist, Il piacere di D'Annunzio, Suite francese, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, un'altra edizione, Emma e Resurrezione di Tolstoi. Un'altra parte della collana I primi maestri del fantastico, Il monaco, Il mondo perduto, La guerra dei mondi e Lei, la donna eterna. L'automa insanguinato, Un'odissea marziana, Gli allegri compari, Il risveglio del dormiente, Il parassita, L'ombra su Innsmouth, Il cibo degli dèi, La principessa di Marte, Le orla, La guerra nell'aria, La tana del verme bianco, questo mi ispira tantissimo, Il vagabondo delle stelle e Racconti gotici di Mary Shelley. Qui sopra invece abbiamo Il signore della guerra di Marte e Il re giallo. Andiamo a vedere cosa si nasconde qui dietro. Altri classici, tutti in disordine, che fastidio, che fastidio. Io no, adesso approfitto per riordinarli. Cime tempestose, che ho già letto nell'edizione di RBA Italia Storie senza tempo, Le avventure di Tom Sawyer, Kim, Gita al faro, Controcorrente, Papà Goriot, Orgoglio e pregiudizio, sempre letto nell'edizione di RBA Italia, La certosa di Parma, I fratelli Karamazov, volume 1 e volume 2, qua subito di fianco, L'idiota, volume 1 di Dostoevskij, spero di avere anche il volume 2, se sì, ce l'ho qua in mano, volume 2 e infine La fortuna dei Rougon. Io farei così, anche se qui mi mancherebbe la tonalità intermedia, poi andrei con i gialli, forse più così, farei così e infine passerei agli arancioni. Oh, questi sono incastrati proprio per bene. Poi abbiamo questi. No, questo doveva andare là. Vabbè, I turbamenti del giovane Torles, Resurrezione. Oddio, ce l'ho doppio. Sì, ho doppio Resurrezione di Tolstoi. Va bene, metto in vendita su Vinted. La figlia e il capitano e altri racconti. E infine I dolori del giovane Werther. Qui sotto saremo messi più o meno uguali.
Qui abbiamo L'automa e altri racconti fantastici, Eva Futura, Il gioiello delle sette stelle, Noi, Melmoth l'errante, I mille e un fantasma, L'abisso di Atlantide, Carmilla, Gli dei di Marte, Il golem e altri libri di Jules Verne. E nella parte posteriore andiamo a vedere cosa si nasconde: Il rosso e il nero di Stendhal, Guerra e pace, volume 1 e 2, L'età dell'innocenza, Persuasione, David Copperfield, volume 1 e volume 2, La donna del cogliere di velluto, questo è difficile da pronunciare, Storia del cavaliere di Grieux e di Manon Lescaut. Va bene, lasciamo perdere. E Notre Dame di Paris. Altra collana di RBA Italia è questa qui sulle favole, una collana secondo me meravigliosa che racchiude sì gioielli magari della letteratura già più conosciute, favole come Lo Schiaccianoci, come Alice nel Paese delle Meraviglie, Pinocchio, Cenerentola, Il Mago di Oz, eccetera eccetera, ma ci sono anche storie un pochettino più di nicchia, possiamo dire così, che magari sono sempre state oscurate dalle grandi, da quelle più conosciute. Anche in questo caso non vi sto a mostrare tutti i libri nel dettaglio, vi lascio direttamente nell'info box il link che vi porta insomma alle varie uscite della collana. Un breve focus però lo farei sulle copertine, che sono meravigliose. Secondo me RBA in questo caso si è superata con il progetto grafico e sono contraddistinte come sempre da questa filigrana in oro e sono illustrati questi volumi. Illustrazioni a colori veramente molto suggestive e ben fatte. Altra collana del Corriere della Sera è questa, dedicata alla grande letteratura giapponese. Sono messi in disordine e questa cosa, vi devo dire, mi dà molta molta noia. Io sono un po' ossessionata da riporre i libri nel giusto ordine, però prima ne approfitto per farvi vedere quello che ci sta dietro, ossia altri classici, quindi Moll Flanders, Bellamy, Gente di Dublino, Canne al vento, Oblomov, Il Marchese di Roccaverdina, Middlemarch 1 e 2, Anime morte, Camera con vista, Eugénie Grandet, credo si pronunci così. Ho letto di recente un altro libro di questo autore, non mi ha lasciato grandi emozioni. Ne approfitto anche per dare una pulita, già che ci siamo, che si accumula sempre un sacco di polvere. Ecco, li ho rimessi in ordine. Partiamo dal primo: L'assassino del commendatore, Il dolce domani, Il gatto che voleva salvare i libri, Tokyo Soundtrack, L'annulare, Il gatto venuto dal cielo, Venivamo tutte per mare, 6-4, La foresta d'acqua, La cartella del professore, Un litro di lacrime, Le ricette della signora Toke, La cicala dell'ottavo giorno, Il paese dei suicidi, Mosaico, Un'estate con la strega dell'Ovest, Ogni giorno è un buongiorno, Un bosco di pecore e acciaio, Passione Sakura, La stanza dei kimono, Le storie del negozio di bambole, La locanda degli amori diversi e Radio Imagination. Infine ci sono questi due che devo inserire in qualche modo nella libreria, e sono La grande traversata e Sotto il sole di mezzanotte. Di questi ho già letto Il dolce domani, che mi è piaciuto tantissimo, della Yoshimoto, Il gatto che voleva salvare i libri, L'anulare, libro stranissimo, l'ho letto in un'ora. Di questa autrice ho letto anche L'isola dei senza memoria, che però in questo momento è a casa di Gaia, perché non so se avete visto quest'estate il nostro scambio di libri, abbiamo deciso di prestarci a vicenda un libro e io le ho lasciato L'isola dei senza memoria, Il gatto venuto dal cielo, Venivamo tutte per mare, libro corale molto interessante che tra le altre cose parla delle spose in fotografia, che non conoscevo, una parentesi di tipo storico, Un litro di lacrime, veramente peso, perché è come il diario, diciamo, dell'autrice Kito Aya, che racconta la sua malattia, e Il paese dei suicidi, che abbiamo letto quest'estate con il mio gruppo di lettura. Penultimo riquadro della terza libreria è un quadrato che contiene parte della mia infanzia. Io con questi libri ho sognato, ho giocato, mi sono divertita tantissimo, li ho portati a scuola da far vedere agli amici, insomma li ho usati per tantissimo tempo e li ho anche, devo dire, un po' rovinati, come questo qui. Sono fondamentalmente libri illustrati che trattano una specifica tematica, al cui interno si trovano dei veri e propri mondi meravigliosi. Ci sono tantissimi dettagli da scoprire, dei pop-up, delle freccettine. Adesso mi sembra che anche qui ci fosse qualcosa da slittare. Dov'è? Qua.
freccettine che muovono le pagine del libro, libricini dentro al libro. Qui in fondo mi ricordo, qua ci sono delle carte con cui si può leggere il futuro, qui insegna un po' di chiromanzia, quindi come leggere le linee della mano. Qui io cercavo di tradurre i vari messaggi nascosti e qua c'è un libricino che risponde alle domande che gli si pone. Apri il libricino e c'è la risposta alla tua domanda. C'è magia, egittologia, dragologia, mitologia, piratologia, mostrologia e poi ci sono tipo degli approfondimenti di questi libri che vi ho appena citato, come quelli di piratologia, di dragologia. Qui ci sono dei kit per scrivere lettere, ci sono le bustine, i vari adesivi da attaccare che sembrano un po' il timbro in cera lacca, e questi invece sono i quaderni degli esercizi, diciamo, che riprendono sempre i libri grandi, però che sono un pochettino più pratici. Si possono utilizzare da un punto di vista un po' più pratico. Non mi chiedete in che senso pratico, perché ci sono tipo delle pozioni da fare, si studiano i draghi, quindi si fanno gli esercizi su come riconoscere i vari draghi. Insomma, per me questo era un universo, una mega bolla in cui mi piaceva tantissimo rinchiudermi nei miei pomeriggi dopo scuola, durante, insomma, il mio tempo libero. E dovevate vedermi in mezzo tipo ai boschi, anche nei vari giardini, nei parchi, con sti libri che giravo, la gente mi prendeva un po' per matta, ma per fortuna avevo delle amiche che erano molto in linea con le mie fantasie, quindi ci divertivamo tantissimo, veramente tantissimo. Avevamo anche costruito una bacchetta con il legno, le avevamo tutte scolpite, incise, le avevamo grattate, levigate, ma meraviglioso. Io ho avuto un'infanzia splendida. Questo ve lo voglio mostrare perché è fantastico. I Gattolavori, una serie di opere, le opere più famose che tutti noi conosciamo, interpretate dai gatti. Bellissimo, questo libro io lo adoro. Poi abbiamo Nerone di Alberto Angela, libro che ho letto anche in occasione dell'intervista che siamo andati a fargli insieme ad HarperCollins a Napoli. Circe, Reverberation, il primo anno di vita del bambino. No, non sono incinta, semplicemente, come vi dicevo, sono molto curiosa e quindi ho recuperato questo libro perché forse consigliato in un altro libro. La ballata delle prugne secche, lo avevo preso ispirata dal titolo in un mercatino dell'usato, strano, e mi è piaciuto. L'ho letto tanto tempo fa, ma mi sembra che si parli principalmente di rapporti, di relazioni, di sesso, mi ricordo tanta ironia. Atti osceni in luogo privato me lo ha regalato una mia amica, un po' disintegrato, però non l'ho ancora letto. Ogni giorno, il diario di Anna Frank, Io non ho paura di ammaniti, letto alle elementari. Storia di Iqbal Masish, anche questo letto per scuola. Il castello errante di Aul. Avevo preso questo libro insieme a quello della città incantata, solo che essendo rimasta delusa da quello là, questo qui non l'ho letto perché avevo paura di rovinarmi la storia. La cena, un'uscita relativamente recente. Tizu e i pollici verdi. Questi due libri sono senza copertina perché io ho avuto una fissa per tanto tempo, fissa per la quale io toglievo tutte le copertine ai libri perché non volevo che gli altri sapessero che cosa stavo leggendo, non chiedetemi il perché. Questi due libri in particolare mi ricordo che mi sono piaciuti tantissimo, ma veramente tanto. Sono fantasy, Whisper e cos'era? Destiny. Sì, Whisper e Destiny. Mi sembra fossero storie sulle fate. Ricordo che gli sbucavano queste ali da dietro la schiena, raccontavano tutta la metamorfosi, mi erano piaciuti. In altro abbiamo Una pietra sopra di Calvino, Shelter, che l'ho appena letto per la 10 Hours Reading Challenge, e poi questa tripletta atomica. Io ricordo che questi libri mi hanno spaventato tantissimo quando ero alle forse medie. Forse sì, tra le elementari e le medie. Il diario di Katie è il primo della trilogia ed è praticamente questo libro tutto disegnato dentro, cioè tutto come appuntato appunto da Katie, e ci sono sempre all'inizio dei volumi queste bustine con le prove per cercare, se non ricordo male, dov'è finita Katie. Cioè tipo questo dovrebbe essere appunto il suo diario che viene ritrovato da qualcuno e che viene utilizzato per ritrovare. Io ero spaventatissima, veramente terrorizzata, ma volevo sapere come finiva il tutto. Tra l'altro c'era anche questo numero che se tu lo chiamavi ti rispondeva una voce, una segreteria fatta apposta. Ho finito di leggere questo e ho recuperato il secondo, Il segreto di Katie, ma secondo me non l'ho terminato. Anche qui c'è la busta.
questo CD forse l'ho messo io, però anche qua c'è la busta. E qualche giorno fa ho recuperato questo su Vinted perché volevo avere anche l'ultimo libro. Ho intenzione di farmi una bella rilettura, anche qua c'è la bustina, anche questo è tutto annotato. Direi che li rileggerò perché sono curiosa di vedere se mi fa ancora lo stesso effetto di anni e anni fa. Infine, tutta la saga di Twilight, New Moon, Eclipse e Breaking Dawn, due libri di Pirandello, sei personaggi in cerca d'autore e Uno Nessuno 100.000, meraviglioso Uno Nessuno 100.000, da leggere, proprio categorico. Pollen, Torment, Passion e Rapture, penso la mia saga preferita di quando ero più piccina. Per me è stato come scoprire l'acqua calda, lo consigliavo a tutti, anche a chi non leggeva. E poi qui nascosti ci sono altri due libri, Le cose che sai di me, non l'ho mai letto, quindi direi che lo metto su Vinted, e questo è Il cacciatore di aquiloni. Pensavo che fossero finiti, invece qui tra il timbro e i segnalibri di Viaggiare coi libri ci sono altri libri. Norwegian Blues, Cucinare un orso, Fiabe faroesi e Piovevano uccelli di Iperborea. E dietro abbiamo altri libri ancora. Capita che a volte ti penso sempre di Joe Evan. Oddio, questo libro, ma chissà da dove arriva. Vinted. E tutta una serie di libri di Guido Catalano che mi piace molto, Piuttosto che morire m'ammazzo, un libro di poesie che si chiama Solchi di Roberta Butera, mi è piaciuto molto, Milk and Honey, Ogni volta che mi baci muore un nazista, Smettere di fumare baciando, Poesie d'amore di García Lorca, e poi questo libricino che si chiama Happiness Is, e poi ti dice 500 cose che ti rendono felice. E infine la quarta libreria, quella in cui ci sono i libri un po' random, come vi dicevo prima. Partirei dallo scaffale sotto. Qui in pole position abbiamo La sindrome di Rebenson, un libro che ho iniziato ma che non ho ancora terminato a causa della challenge con i 25 libri che mi ha reso il mese di dicembre molto fitto, ma conto di finirlo a breve. La sindrome di Rebenson è questa sindrome misteriosa che affligge il protagonista, che è uno psichiatra, che prevede alcuni sintomi come amnesie, alterazioni nella visione dei colori, balzi d'umore molto importanti e soprattutto, secondo gli studi dei Rebensonologi, rende la persona che ne è affetta incapace di morire di morte naturale. Molto, molto, molto curiosa come storia. Poi a partire da sinistra abbiamo Maniac, una delle ultime uscite di Adelphi, e anche, sempre di Adelphi, I lupi di Willoughby Chase. Vallardi mi ha inviato Il Condo Planner, questo libro diario nel quale viene messo in pratica, anche attraverso piccoli esercizi, il metodo del riordino di Marie Kondo. E di Marie Kondo ho già letto Il magico potere del riordino. Di questi libri principalmente vi ho parlato nell'ultimo book haul, però comunque The Dark Side, si cerca di entrare insieme a Carrie, l'autrice, nella mente, nelle dinamiche di certi criminali che insomma ha incontrato durante la sua carriera. Perdersi di Annie Ernaux, questo ve l'ho già detto. Giallo Oxford, Assassino di un libraio a Charing Cross, In treno con l'assassino, qui abbiamo diversi thriller, questo era perfetto per il periodo natalizio. Il cofanetto che mi ha mandato l'orma editore della Coin, con quattro romanzi che hanno come protagoniste quattro figure femminili, L'ossessione del ragno, Riot, I miei stupidi intenti, la storia di questa faina che scopre le verità del mondo e della vita, quindi la storia di un animale che però in realtà attraverso certe dinamiche sembra parlare anche molto di noi esseri umani. Ci sono delle parti un po' crudine che sono quelle che ho contrassegnato con il post-it marrone e altre parti che mi sono piaciute molto. Due edizioni diverse di Marco Valdo di Calvino, Cicatrice, un'uscita di quest'anno di Fazzi Editore della collana Darkside, The Turn Glass, ho due libri diversi di questo libro perché questa era diciamo ancora la bozza con la copertina non definitiva e invece questo era il libro finale. Insomma, come potete vedere, questo è un libro molto particolare, dalla costruzione interessante e originale. È un libro tête-bêche, ossia testa-piedi, che si può leggere in due direzioni. È composto da due storie che vanno in direzioni diverse, cioè uno si legge in un senso e l'altro si legge in un altro, ma che hanno come punto in comune la soluzione dell'enigma. Se siete amanti delle storie un po' intricate, degli enigmi, del mistero, questo libro è perfetto. Adolf Hitler, che penso si capisca di cosa parla e che appartiene alla collana I Volti
Volti del male di Ems Editore, che potete trovare ancora in edicola. Spazzolare il gatto, Prendila con filosofia, recuperato al Salone del Libro, curiosissima di leggere questo libro. Il fratello del famoso Jack, una serie di libri di codice, due saggi e un romanzo. Il primo è Un autunno caldo, poi abbiamo Cervelli in guerra e Anime morte. A questi manca anche Taccuino delle metamorfosi, che adesso vi porto. Eccolo qua, un libro che ho già letto e che mi è piaciuto tantissimo, ve ne ho parlato specificatamente in un wrap up. Tendiamo a pensare che le metamorfosi siano un'eccezione in natura e ci viene in mente di solito la trasformazione della farfalla, cioè da bruco a farfalla, del girino in rana, senza sapere che in realtà le metamorfosi sono quasi la regola. Ci sono tantissimi animali, tantissimi esseri che subiscono dei veri e propri cambiamenti da uno stato all'altro e sono talmente diversi dal prima al dopo che non sembrano neanche essere gli stessi animali. Veramente molto interessante, ricco anche di illustrazioni che sono state realizzate dallo stesso autore, Marco Di Domenico. Poi abbiamo Pop di Editore, un libro in inglese, forse uno dei pochi che ho in libreria, Normal People di Sally Rooney, Le sette lune di Mali Almeida, non ancora letto. Che cosa fa la gente tutto il giorno? Di questo libro ho partecipato anche alla presentazione al Salone del Libro di Torino, è stata una presentazione meravigliosa, quindi ho alte aspettative. Vorrei che fossi qui scrittori amanti e poi passiamo a una piletta random tra libri già letti e non letti. Qui ci sono i pacchetti dell'Orma Editore che vi ho anche mostrato nell'ultimo book haul. Queste edizioni sono molto curiose e originali perché sono libri spedibili. La copertina si trasforma in una busta attraverso cui appunto spedire il libro, si mette il franco bollo, il destinatario e via, si parte. Posto sbagliato, momento sbagliato, è stato un po' il thriller dell'estate. Quest'anno ho partecipato anche a un evento super carino in piscina con Fazzi che ha reso l'esperienza di lettura ancor più performante e immersiva. Inizia tutto con questa donna che sta aspettando che il figlio rientri a casa e mentre è affacciata alla finestra vede quello che nessuna madre vorrebbe vedere, ossia il figlio che uccide un uomo. Una storia già tragica di per sé ma che si intensifica ancora di più e peggiora ancora di più dopo che il giorno successivo all'omicidio la donna non si risveglia nel giorno successivo ma nel giorno precedente. Si comincia così un viaggio all'indietro nel tempo senza sapere dove poi si andrà a finire. Sempre di Fazzi, Il re del grano e la regina della primavera, l'uomo che credeva di essere morto, recuperato di recente con Libraccio, si fa fatica a trovare questo libro, molta fatica. Mi è bastato solo il commento di Sachs qui in alto e il fatto di sapere che erano casi clinici per andare sul sicuro e acquistare. Poi di Patrick McGrath, sempre l'autore di Follia, Il morbo di Haggard, Marta Peak, eccetera eccetera, ve li ho già mostrati prima, c'è qui al contrario La guardarobiera, e infine Il ritorno del soldato di Fazzi. Scaffale subito sopra, principalmente qui si trovano libri che mi sono stati regalati al compleanno dell'anno scorso e libri che ho recuperato al Salone del Libro di Torino. Il campo di Gosto di Fazzi Editore, un'altra edizione di Le notti bianche di Dostoevskij, Da animali a dei. Questo libro mi è stato consigliato tantissimo e insistentemente, ne ho sempre sentito parlare benissimo, quindi io nel 2024 lo devo leggere, devo leggere. Il gabbiano Jonathan Livingston, un libro da recuperare almeno una volta nella vita, molto molto intenso, breve ma intenso. Mille origami, in realtà non è un libro da leggere, sono semplicemente tutti questi foglietti attraverso cui si possono costruire degli origami, ma con cui si possono fare tantissime altre cose, sbizzarrirsi con la propria fantasia. LSD, Il mio bambino difficile di Hoffman, che è lo scopritore di questa di questo principio attivo psicotropo, viene appunto raccontata la storia dell'LSD, come è stato scoperto, e viene mostrata una scoperta affascinante ma allo stesso tempo molto pericolosa e allarmante, come tutti saprete. Sono sempre molto curiosa di conoscere cose nuove un po' in tutti gli ambiti e credo che la mia libreria riveli questo mio aspetto caratteriale. Il libro degli esseri immaginari, Colorama, che è questa galleria di tonalità, di toni, di colori che vengono nominati e associati a una figura, un elemento, un animale, una pianta, insomma vengono associati a qualcosa. Molto molto carino, me l'ha regalato Elia per il compleanno. Alla ricerca della memoria, questo libro mi sembra di averlo aggiunto in wishlist perché il titolo veniva menzionato in un saggio di Sachs.
non vorrei dire una cavolata, ma ricordo questo, e sfogliandolo il primo giorno che mi è arrivato a casa sono incappata proprio nel nome di Sax, e in quel momento mi sono sentita ancora più spronata nel leggerlo, convinta di leggerlo, e soprattutto ho sentito come se i pianeti si fossero allineati per un secondo. Si fa sempre più forte la certezza che i libri che sono in questa libreria siano tutti collegati tra di loro, abbiano un legame. Non è la prima volta che mi capita di trovare menzionati tra i diversi libri altri libri che già possiedo, ma è una cosa assurda e mi vengono dei lampi, dei ricordi improvvisi mentre leggo, che mi spingono a cercare tutti i collegamenti possibili e immaginabili, e questa cosa, non lo so, mi piace tantissimo, mi rende felice, completa, come se avessi costruito una casa confortevole in cui vivere, che ha il suo perché, il suo significato, il suo posto nel mondo. Tutti dei trip strani, vabbè. Ho recuperato, credo, a un mercatino dell'usato al mare, Uomo impotente, Cercasi per serena convivenza. Poi abbiamo una tripletta molto forte di Adelphi, Prigioniero del presente, La macchina degli abbracci e La vita immortale di Henrietta Lacks. Questi tre libri nel 2024 verranno letti sicuramente, proprio sicuramente, hanno la priorità. Monte 5 di Paolo Coelho, regalato da un mio compagno, da un mio ex compagno di classe, ormai non è più compagno. In movimento di Sax, non l'ho ancora letto, mi è stato regalato da uno di voi tramite la wishlist che insomma metto a disposizione pubblica, attraverso cui potete dare una sbirciata ai libri che ho in wishlist, ma con la quale potete anche regalarmi dei libri se avete piacere. Due libri blu, apparentemente dello stesso blu, Nella polvere e Paranoia di Shirley Jackson, un saggio meraviglioso sulle piante che consiglio a tutti gli appassionati se non lo avete ancora letto, Verde brillante di Mancuso e Alessandra Viola, sì, Alessandra Viola, sempre di Coelho, 11 minuti, Il mondo nuovo, Misbehaving, regalatomi da un'amica sempre al mio precedente compleanno, Come pensare da sé di Schopenhauer, La ragazza del convenience store, un'uscita relativamente recente, Lezioni, Lane Mirowski con Lane Mi. Ho appena iniziato a leggere quest'autrice con Come le mosche d'autunno per la mia challenge 25 libri in 25 giorni. A proposito, devo mostrarvi i libri della challenge. E infine American Psycho, Il ladro di anime, e un libro molto curioso, Sexus Animalus. In poche parole si parla di peni e di riproduzione, cioè racconta come avviene la riproduzione nelle diverse specie animali e ci fanno vedere, insomma, un po' tutte le varie forme, le diversità presenti in natura. Ecco, per il tapiro della Malesia ero rimasta un attimino scioccata. Un pene mobile, va bene. Poi ci sono gli animali un po' più pigri, il paguro per esempio, un lungo pene per non dover mai uscire di casa. Poi qui abbiamo anche degli esseri mitologici, un pene a quattro teste. Insomma, si possono scoprire tante cose interessanti. Le due collane, Scoprire la psicologia, quella con tutti i colori pastello, e Scoprire le neuroscienze, non vi starò a leggere, insomma, tutti i nomi, basterà andare a consultare sul sito tutte le uscite, i volumi che compongono questa serie. Vi lascio solo questo focus per cercare e, insomma, capire se c'è qualcosa che fa al caso vostro tra questi titoli. Qui ne dovrebbero mancare due perché sono sempre nella piletta della challenge. E poi qui, anche incastrati là sotto, ci sono i libri di Scoprire le neuroscienze, Il club dei mestieri stravaganti, e questo che l'ho appena girato perché non riuscivo a leggerlo, di Nietzsche, che è ancora apprezzato in lire. E poi ci sono questi due, Sanctuary Line e Deserto d'asfalto di Nutrimenti. Ho acceso una luce perché sennò non si vedeva più niente. Partendo dal basso, qui abbiamo Le lupe di Pompei, Le cosmicomiche di Calvino, forse il mio preferito dell'autore, meraviglioso, questo libro è un concentrato di fantasia. L'arte di correre di Murakami, che fa parte della collana del Corriere della Sera tutta dedicata a Murakami, perché sia qui non lo so. Una serie di libri dedicati alla Studio Ghibli, quindi I mondi di Miyazaki, Il mio vicino Totoro. Per chi non lo sapesse, il 1° di gennaio uscirà il nuovo film di Miyazaki. Io, bimba felice, mi recherò al cinema già il 1° di gennaio, ho comprato subito i biglietti appena insomma c'era la possibilità di acquistarli e non vedo l'ora di vederlo. Febbre, Ottone, Gli amanti poliglotti di Codice, Parlami di Fazio Editore, e una serie di libri della Dark Side, Il paziente, Gli 11 indiani buoni
L'orecchio di Malco e Il caso Morel o Morel. Un libro slash quaderno che ho anche regalato a mia cugina quest'anno per Natale, molto molto utile per trovare la tua calma. È vero, mi è tornato utile in certe situazioni per disinnescare certi miei attacchi di panico. La moglie dello scrittore, Mrs. March, molto molto carino. Ne ho proprio un piacevole ricordo, divorato, veramente letto in pochissimo tempo. È stata una lettura stimolante. L'Agnese va a morire, I messaggi dall'inconscio, credo che questo sia tipo un libro per interpretare i sogni, sì esatto. Una serie di titoli appartenenti a una collana sulla filosofia. Puntoline a superficie di Kandinsky, ve l'ho citato anche prima questo libro. L'ho letto un po' a fatica, prima parte molto interessante, coinvolgente, altre invece se non hai le competenze tecniche o comunque se non conosci l'ambiente, secondo me è un po' ostico, un po' tosto. Classico, Il vecchio e il mare, grande classico che non ho ancora letto, e Il matrimonio de los peces rojos, libro in spagnolo che non ho ancora letto. Un altro libro della Studio Ghibli, Il mondo incantato di Miyazaki. Non si capisce, vero, la mia fissazione per questi anime. Signori bambini di Pennac, La piccola ombra della Yoshimoto, titolo che vedo pochissimo in giro. I libri appartenenti alla collana Giappone crimini e misteri di Corriere della Sera, e quindi Lucertola nera, NP della Yoshimoto, Appartamento 401, Il detective Kindaichi, si pronuncia così? Non ce la posso fare con i nomi, eh? I sette killer dello Shinkansen, Nel segno della pecora di Murakami, che ho anche nell'altra collana sempre del Corriere della Sera dedicata a Murakami, Piercing, Nero su bianco, Le quattro casalinghe di Tokyo, Il mistero della donna tatuata e poi Il sospettato X e La ragazza del Kyushu. L'alchimista, un libro che in molti dicono che è sopravvalutato, ma a me è piaciuto tantissimo, mi ha aiutato in un periodo difficile. È stato un po' come un raggio di sole, io l'ho trovato molto utile e di ispirazione. Il metodo Ikigai, un'altra versione del libro Ikigai che avevo già letto in un'altra edizione. Veronica decide di morire di Coelho, anche questo molto molto bello. Dal titolo potrebbe sembrare un libro triste, in realtà è la riscoperta della felicità e della voglia di vivere. Amare ancora, Il ragazzo mucca, questo l'avevo recuperato da Libraccio, non l'ho ancora letto ma mi ispirava dal titolo. Questo sembra un'esclamazione napoletana, wow. E invece è La via giapponese all'armonia. Delitto e castigo, l'ho nascosto qui nella trave perché mi spaventa molto e quindi rimane qua un po' a proliferare, ma anche questo conto di recuperarlo quest'anno, cioè è una lacuna che devo assolutamente, insomma, colmare. Un baobab toccò il cielo dell'Africa, un libro che purtroppo ho abbandonato, non perché non mi stesse piacendo, ma perché non era il periodo giusto in cui leggerlo, secondo me, ma mi stava piacendo. Come uccidere la tua famiglia, L'amica geniale, Finché il caffè è caldo, secondo me sopravvalutato, avevo recuperato anche, forse è questo, aspettate che lo tiro fuori, no non è vero, ero convinta fosse il secondo di Finché il caffè è caldo, invece questo libro lo avevo preso perché era vicino a Finché il caffè è caldo, dato che l'altro non mi ha fatto impazzire, cioè carina l'idea ma secondo me è sviluppata non nel migliore dei modi, o non ho più letto neanche questo. Questi non ve li tiro fuori perché sono super incastrati, però abbiamo L'estranea di Patrick McGrath, come vi dicevo questo libro non mi è piaciuto, forse uno dei proprio dell'autore che non è che mi è piaciuto di meno degli altri, proprio non mi è piaciuto. Poi abbiamo Ammazzare il tempo, Le ho mai raccontato del vento del nord, Il tempo di Blanca, Un letto di bugie e infine Per 10 minuti di Chiara Gamberale, quello che ho tanto commentato per la sua copertina meravigliosa che a me non è piaciuta. Però sì, un libro nel complesso carino, dove appunto c'è la protagonista che per 10 minuti fa delle cose diverse ogni giorno, consigliatole dalla psicologa per cercare di ripristinare un po' il suo equilibrio emotivo. Volevo fare anche io una sorta di challenge con, seguendo questo percorso, diciamo, questa consegna, di fare appunto per 10 minuti una cosa diversa tutti i giorni che non avevo mai fatto, e ero partita con il farmi le unghie fucsia fluo, una cosa che non avevo mai fatto perché il fucsia non è, insomma, uno dei miei colori preferiti, però poi non ho più mandato avanti la challenge per mancanza di tempo. Volevo anche mostrarvi il
quadretto di cui sono tanto orgogliosa, ne ho un altro vicino alla scrivania che ha realizzato Giulia, un'illustratrice che potete trovare anche su Instagram. Io amo le sue opere, sono meravigliose. Mi piacerebbe poter allestire una galleria in casa mia dei suoi quadri, sono stupendi. Qua sopra si trova tutta la collana Storie senza tempo di RBA Italia, forse una delle più famose del Bookstagram. Sono molto legata a questa collana perché forse è grazie proprio a questa se dopo le superiori io mi sono riavvicinata ai classici. Non vi sto a elencare tutti i libri, vi metto magari a disposizione nell'info box l'intera lista attraverso magari il sito di RBA Italia, forse è ancora in atto, sta ancora uscendo la collana dato che l'hanno fatta riuscire e ripartire più e più volte dato il suo successo. Qualche info anche su queste stampe che mi chiedete sempre tantissimo, sono stampe che ho acquistato all'IKEA forse 3 anni fa, 4 anni fa, non mi ricordo con precisione quando, però so che non ci sono più, forse magari potete trovarle usate da qualche parte. Questo è il mio preferito, tra l'altro vi racconto un aneddoto su questo quadro. Avevo appena finito di leggere La signora trasformata in volpe, sono andata a controllare il titolo del libro, La signora trasformata in volpe. La sera in cui ho finito di leggere il libro mi sono messa a letto e stropicciandomi gli occhi un po' assonnata, cercando di mettere un po' a fuoco quello che mi circondava dato che ero tipo in uno stato di dormiveglia, mi sono girata verso questo quadro e mi sono presa un attimo male perché ho detto oddio la signora che si sta trasformando in volpe. Ho cominciato a farmi tutti i trip legati al libro, come se il libro si stesse estendendo sempre di più nella realtà, nei miei pensieri, nei miei sogni, e mentre lo fissavo ha cominciato a prudermi tipo un lato del viso, forse se non ricordo male, forse qua dalle tempie. A forza di grattare a un certo punto è venuta fuori tipo una sorta di protuberanza. E io impanicatissima, veramente impanicata, continuo a grattare, mentre gratto viene via un lembo di pelle che cade rumorosamente per terra, cioè una roba schifosa. A un certo punto mi alzo di scatto e mi guardo il posto in cui pensavo di ritrovare le mie mani e invece ho trovato delle zampe. Corro verso lo specchio e prima di vedere la mia immagine riflessa mi sveglio. È stato un incubo terrificante, veramente terrificante. Qui invece ci sono gli ultimi libri che ho raccolto in giro sparsi per la mia camera, tra cui quelli della challenge, i 25 libri della challenge, alcuni che devo ancora finire di leggere e alcuni che vorrei leggere prossimamente o comunque che facevano parte della mia TBR. Qui c'è un nuovo arrivo del saggio. Ve li mostro al volo: Flatlandia, una fantasia del dottor Ox, Il naufragio, La linea d'ombra, La morte di Ivan Ilic, Canto di Natale, Stress e ansia, Il castello dei destini incrociati, Precauzione inutile e La luna e i falò di Pavese. Qui abbiamo Palomar, L'amico ritrovato, La strega, Il sospetto, che in realtà questo libro è stato rilegato al contrario ed è il motivo poi per cui l'ho effettivamente acquistato. Non lo conoscevo, non ho neanche letto la trama, devo essere onesta, l'ho preso proprio sulla fiducia. È stata una lettura piacevole. La donna dei fiori di carta di Carrisi, Il mio primo Carrisi, Il mio primo della Nemirovsky, Come le mosche d'autunno, Gratitudine di Oliver Sacks, 7 brevi lezioni di fisica, Ascoltare gli alberi, Chiodi di Antonio Schiena e Milena insegnami la felicità. Quaderno canguro, Fuoco grande, alcuni racconti di Kafka, Diario di Oaxaca o di Oaxaca, non mi ricordo più come si pronuncia, me lo avevano anche scritto sotto a un video su YouTube, Perché sono da sempre un corso d'acqua, Con gli occhi chiusi, Dio di illusioni e Ragionare meglio per vivere meglio. Non ho finito Cambia l'abitudine di essere te stesso, che ho centellinato in più e più mesi, ma questo gennaio ho intenzione di finirlo, La macchina del tempo, che fa sempre parte della challenge 25 libri in 25 giorni, Disturbi di personalità idem con patate e Eleonora Oliphant sta benissimo, è il libro che abbiamo letto a dicembre con il mio gruppo di lettura. Mi stavo per dimenticare di loro due che erano nascosti bene bene, Formiche, che ho acquistato dopo aver letto L'anima della formica bianca, quello che vi avevo mostrato praticamente a inizio video ore e ore fa, è anche illustrato, è paradossale come io sia affascinata da questi esseri sulla carta, ma poi dal vivo mi facciano abbastanza
Non paura, però senso. E infine questo libro l'ho preso dopo aver visto il film di Louise Vane e sono i suoi gatti. Tutti i suoi quadri, i suoi schizzi, le opere, insomma, che ha realizzato. Vi consiglio di vederlo perché il film a me è piaciuto parecchio. Ho finito! Ci ho messo tantissimo, non pensavo di avere così... cioè sì, lo pensavo, ma non ero consapevole di avere così tanti libri. Ne ho approfittato tra l'altro anche per fare un bel decluttering, c'è una bella piletta lì da mettere su Vinted, quindi vi lascerò nell'info box anche il link, così magari potete recuperare qualcosa che potrebbe essere di vostro interesse. Ci sarebbe in realtà una quinta libreria che si trova giù in taverna, che non posso però mostrarvi perché c'è mio padre che sta facendo dei lavori. Ve lo dico così a titolo informativo, anche se non penso sarà una grande perdita, perché giù ci sono principalmente i libri che ho letto durante la mia infanzia e adolescenza, libri che probabilmente, se mi seguite per i gusti che ho adesso, non vi interessano, ecco. E niente, il video è finito, questo sarà il mio primo e ultimo bookshelf tour in questa stanza perché appunto mi sto per trasferire. Spero di essere stata di vostra compagnia e spero che abbiate trovato pane per i vostri denti, qualche nuovo spunto da aggiungere alla TBR, libri che non conoscevate. Alla prossima!